di Pyongyang. Ancora all'estero, percorso in salita per la Macedonia del Nord verso l'Europa e la NATO, perché il referendum sull'intesa tra Skopje e Atene non ha ottenuto il quorum. L'influenza si è infatti fermata a poco più del 34%. Anna Paola Ricci. Sembrava che l'accordo di giugno avesse posto fine alla diatriba che va avanti da quasi 30 anni, ma anche oggi, mentre a Skopje si votava per il referendum, dall'altra parte del confine i greci protestavano: la Macedonia è una ed è solo nostra. Un nome per due terre. Per 27 anni c'è stata la FAIROM, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, nata nel 1991. Dall'altra parte, la regione della Grecia, in cui è effettivamente nato Alessandro Magno, il Macedone. Un furto di memoria storica per Atene, che per anni ha posto il veto all'ingresso della FAIROM nella NATO e nell'Unione Europea. A giugno Tsipras, d'intesa col premier macedone Zoran Zev, di centrosinistra, aveva teso una mano, un nuovo nome per gli scomodi vicini, Macedonia del Nord, e sarebbe caduto ogni veto greco. Se favorevole a entrare nella NATO e nell'Unione Europea, dice il quesito referendario, e accetti l'accordo tra Repubblica di Macedonia e Grecia? Ma l'opposizione non ci sta e ha invitato a boicottare il voto. Il quorum non è stato raggiunto, l'affluenza si ferma a poco più del 34% ed ora il rischio è che gli accordi con la Grecia restino lettera morta.